Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, scusate, volevo fare questo video dopo, però lo faccio prima, visto che è già due volte che Call of Duty, cioè che la pagina mi registra Call of Duty Black Ops 2. Ho fatto due volte due episodi di tutti contro tutti, erano una figata, veramente scleri, balordi, fighissimi. Cazzo, non mi ha registrato la partita, ragazzi, veramente sono incazzato nero. Quindi che dire, ragazzi, volevo farvi un nuovo tutorial. Anzi, prima di farvi il tutorial, volevo farvi vedere il nuovo aggiornamento. Non so se lo fa vedere adesso. Vediamo se fa vedere l'aggiornamento, cosa dice che c'è. Non ci dice niente, ragazzi. Andiamo sul mio nuovo mondo e ve lo spiego un pochettino io. Io ovviamente lo metto così in relax, molto semplice, anzi vediamo un attimo se ho i poteri dell'host, privilegi dell'host, ragazzi. Partiamo subito. Allora, volevo dirvi, prima di tutto, che c'è l'aggiornamento su Minecraft, c'è la nuova giungla, ci sono i ghepardi che diventano gatti, non si sa come, si trasformano, ragazzi, tipo Transformers. Ci sono le lanterne a luci rosse, roba del genere. Boh, diciamo che è stato migliorato abbastanza, molto figo, ma sinceramente a me piace, a me è sempre piaciuto. Hanno messo i golem di ferro, vedete ragazzi, adesso sentite miagoli da ogni parte, ovviamente, perché giustamente ho 50.000 gatti, che, ragazzi, poi sono di colori diversi, ovviamente qui c'è gente che muore e io ovviamente devo recuperare la roba. Ci sono le teste, ragazzi, perché come potete vedere io ho teste, aspettate un attimo che mi abilito i poteri. Allora, ci sono testa di scheletro, testa di creeper, testa di zombie e testa di questo coglione che serve per fare un altro tipo di mostro che adesso non mi ricordo bene il nome. Liberiamoci di questi attrezzi. No, questo è mio. Tocco di seta, sì, è mio. Questo, ragazzi, questo è il mio mondo, come potete vedere. Io faccio una dormita. No, anzi, facciamo dormita. Come potete vedere, queste sono le lanterne a luci rosse. Hanno messo anche questa pietra nuova che è una figata, ragazzi. C'era solo sul computer prima. Ovviamente questa è casa mia. Questa è la leva per spegnere tutte le luci, ragazzi, e questa è per riaccendere, cioè ovviamente per accenderle. Come potete vedere, dentro questo percorso c'è un percorso a luci rosse, c'è tutta un si è incantato, ok, si è incantato, c'è tutto un meccanismo a luci rosse con le pietra rossa, con ripetitore luci pietra rossa, quello che cazzo è, ragazzi, ogni volta luci rosse non so perché mi viene in mente questo, Dio santo. Niente, ragazzi, è una figata. Veramente questa cosa della natura mi è piaciuta tantissimo. Adesso non so quanti cazzo di ghepardi potete trovare in giro. Io ovviamente non ne ho trovato, li ho già domesticati i miei gatti. Vabbè, poi l'ho fatto in creativa, raga, quindi una cazzata. Niente, ragazzi, vedete, questo è un pochettino tutto. Testoline, questo coglioncione gigante che fa rumori strani. Sentite i rumori che fa? Tum, tum, un'esplosione, ragazzi. Gatti da ogni parte. Ah, stronzoni anche qui sotto di questi qua, vedete? Guardate. In testa, headshot, bitch! Headshot, bitch! I cani che ringhiano, ragazzi. Non so perché i cani ringhiano. Non lo sapremo mai. Comunque sia, usciamo da questo mondo. Questo è un mondo che ho creato adesso da poco, perché l'aggiornamento è uscito tipo un giorno, due giorni fa. Andiamo su tutorial, ragazzi, perché devo farvi vedere un nuovo tutorial su come fare una porta scorrevole. Voi direte, ma che cazzo, ma che lo sappiamo fare tutti? Sì, lo so, ragazzi, ma io vi faccio vedere, cioè cerco di farvi vedere in un modo più semplice, non in un modo più semplice, in un modo più, diciamo, nascosto, come piazzare la pietra rossa, come piazzare le lanterne, la luce rossa con pietra rossa, in modo che così occupi il meno spazio possibile, perché io vedo, ragazzi, certe volte degli impianti per fare la porta scorrevole che sono veramente giganteschi. Allora io ve la faccio qui, vai, andiamo qui, ragazzi, solito a posto, dai, mettiamoci qui. Allora, fate prima di tutto, bucate per 6 volte, cioè fate un esagono, 6 cubetti di sotto, così, come lo indico io in figura, come se fosse un rettangolo. Scavate ancora di altri 6. Allora, togliamoci prima di tutto le armature, cioè queste cazzate qui che non ci servono. Procuriamoci un pistone appiccicoso, un piastra pressione, una pietra rossa, una torcia pietra rossa, bas, no, è oro. Perché
ovviamente dobbiamo fare la costruzione. Siamo già a 4 minuti, cerchiamo di farla entro 7 minuti, cercherò di fare il più velocemente possibile, ragazzi. 6 esagoni, quindi c'è un rettangolo qui, poi scavate qui da un lato. È così, come se fosse una scalinata. E la sa cosa la fate qui? Scalinata. Dopodiché prendete la pietra rossa, ragazzi, la piazzate qui, tutta qui sotto, dove avete i punti. Nel rettangolo e nelle scalinate. Ok. Dopodiché mettete qui, fate questo. Sopra la pietra rossa dovete mettere il pistone appiccicoso. Quindi vi consiglio di fare così. Perfetto, ragazzi, vedete? E niente, ragazzi. Quindi, allora, mettete dietro il pistone la torcia pietra rossa. Io ho fatto la cagata qui, vabbè, la sta cosa, non cambia un cazzo, ragazzi. Qui è il primo andato. Allora, se dovete fare il secondo strato di... cioè, per la porta scorrevole, cosa vi dico? Dovete fare con... mettendo un cubetto qui a fianco. Pam. E pam. Ovviamente il maiale vorrà finire sotto. Dio santo, maiale di merda. Non ci finisci questa volta, vai a cagare. Ok. E questa è già la nostra porta scorrevole. Potrebbe essere già la nostra porta scorrevole. Fuori dai coglioni, che cazzo. Ancora. No, ragazzi, due secondi, scusate, ragazzi. Devo ammazzare questo coglione di maiale. Ancora, fuori dai coglioni. Dio santo. Allora, se lo volete a due piastre, così, a due piastre, due pistoni a PC, così, lo fate così, tranquillamente. Ovviamente, come vi devo dire sempre, non potete mettere al posto, cioè io metto dell'oro, ma voi non potreste mettere questa pietra, la bedrock, mi sa, se non sbaglio, sì, questa qua, la substrato roccioso, e l'ossidiana, perché non fanno questo giochino, cioè non si incollano al pistone a PC, così. Dopodiché... dopo che avete fatto questo, ragazzi, se voi volete una porta con tre pistoni appiccicosi, cioè così, cosa dovete fare? Allora, basta mettere un po' di pietra rossa qui sopra, vedete? Uno e due. Piazzate ovviamente i cubetti e vedete un po', guardate, tam, bello. E uscirà sempre la porta scorrevole. Quindi, ragazzi, a me sembra il suggerimento meno ingombrante. Ovviamente mi arriva l'esperienza del maiale dopo 30 anni. Perché potete chiuderla in questo modo. Cioè, fate un bel portone, ragazzi. A versione castello. Castellone. Ecco fatto, ragazzi. Poi, cioè, ovviamente, se volete far vedere il meccanismo, lo fate vedere. Non è che cambi tanto. Comunque, sì, avete. Coprite tutto l'ingranaggio. In semplici quattro cubetti. Comunque sia, a me sembrano belli pesanti. Però veramente, ragazzi, ho visto delle cose esagerate, molto più di questa. Per fare una cosa del genere, veramente fanno delle costruzioni mega, cioè mega gigantesche, va, diciamo in termini più semplici. In veramente grandissime costruzioni gigantesche. Io sinceramente non mi vedo, cioè non è che ho voglia di costruire cose allucinanti per poter fare una porta scorrevole. Comunque sia, questa potrebbe essere una porta scorrevole, ragazzi. Cioè, l'avete visto, è molto semplice. Vedete, piazzate e passate. Piazzate e passate, una cazzata, vi copre. E poi magari, cosa fate? Lo condite per bene con un ponte, come vi ho fatto vedere nell'altro tutorial. Con un bel ponte di lava e costruite tutto qui sotto, vedete. Lo costruite qui sotto. Comunque sia, ragazzi, questa è la porta scorrevole. Spero che vi sia stata utile. Come potete vedere, ve lo rifaccio vedere. Allora, 6 strati, ragazzi. 6 strati. Vedete, tutta la pietra rossa qui sotto, ragazzi. Pietra rossa 6 cubi. Fate una scalinata qui da un lato, fate una scalinata qui dall'altro. Piazzate sopra i pistoni appiccicosi. Primo pistone appiccicoso con la luce, con la lanterna. Sì, con la lanterna. Con la torcia pietra rossa, secondo col cubetto, con un cubetto qualsiasi, ragazzi. E sopra il cubetto, per fare un terzo pistone appiccicoso, mettete la pietra rossa. E la stessa cosa vale dall'altro lato. Ovviamente fate sotto, cioè mettete le piastre a pressione. E con le piastre a pressione la vostra porta si aprirà tranquillamente. Spero che quindi il video vi sia stato utile. Scrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete trovato utile il video. Soprattutto se vi è piaciuto, se vi potrà tornare utile nel futuro, magari se volete costruire una porta così scorrevole, magari molti di voi sapranno già farla. Quindi da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.